Siamo di nuovo in studio come ogni lunedì, con gli amici dell'Archeo Club, un appuntamento, devo dire, che sta riscuotendo interesse, perché sono in parecchi, per fortuna, gli appassionati all'archeologia, anche perché no, archeologia non è solo sinonimo di cose, di civiltà scomparse, no, ma è anche sinonimo di vita, L'impegno civile di impegno è civile. abbastanza necessario di questi tempi. Sembra proprio di sì. Professore Pecoraro, noi parleremo anche, perché cerchiamo di allargare il tiro, l'abbiamo detto tante volte, gli archeoclub sono presenti in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, anche se con nomi diversi, quindi è una pletora di persone Diciamo che l'arte non ha confini, diciamo, è un linguaggio dovunque, sì. universale, è un linguaggio Siamo universale. tutti in trans avanguardia. In trans avanguardia, perché poi andremo a Catanzara a vedere la mostra di Enzo Cucchi. È un momento importante per una città del sud, Catanzaro. Insomma, si sente poco parlare di Catanzaro. Sì, Catanzaro dovrebbe essere più valorizzata. Il problema è che si trova in una regione abbastanza sofferente, la quale però sta impegnandosi proprio sul fronte della cultura, perché ha capito che la cultura è una delle vie maestre per raddrizzare l'economia locale, cosa che altrove non viene percepita. Allora, poi vedremo un'intervista fatta sempre dal professore, che va girando parecchio il professor Pecoraro. È un folletto, lo troviamo un po' dappertutto, da Roma, Sì. Firenze. Quante volte riesce a stare a casa sua? Più quelle volte che non ci sto che le volte che ci sto. Invece con Salvatore De Napoli parleremo degli appuntamenti, perché oltre a quelli, diciamo, di carattere nazionale, ci sono quelli di carattere Carattere locale, locale. sia organizzato dall'Archeoclub che anche da altre associazioni che sono particolarmente significative, che noi cerchiamo di reclamizzare, perché è importante che anche altre realtà possano avere un momento anche di pubblicizzazione delle loro iniziative. In particolare di cosa parleremo? Parleremo del convegno di domani sera a Nocera Inferiore, organizzato dall'Archeoclub. Il nome è Il Tardo Antico a Nocera, nuove ipotesi sul Battistero. Intratterrà il pubblico il dottore Natella, si farà al liceo classico di Nocera Inferiore dalle ore 18 in poi. Mentre l'altro appuntamento che mi particolarmente premeva sottolineare e propagandare è a Sant'Egidio del Monte Albino, che è uno dei più bei centri storici della Campania. Il 29 dicembre prossimo, dalle 21 alle 24, ci sarà la manifestazione della musica e di altri demoni. È un festival di arti da strada organizzato da Incanti di Sirene, inserito in una segna, diciamo, una rassegna organizzata dalla Proloco di Sant'Egidio, dal Comune, dall'Abbazia di Santa Maria della Maddalena in Armilis, ed è una bellissima manifestazione nei vari cortili di Sant'Egidio, con saltimbanca, mangiafuoco, diciamo, gli artisti da strada, però la cornice le renderà sicuramente molto suggestivo. Allora, noi lo 29 dicembre dalle 21 alle 24. ripeteremo, noi intanto però andiamo con il professore virtualmente, ci trasferiamo a Catanzaro, alla mostra di Enzo Cucchi, ascolteremo la sua intervista a uno dei due curatori, Sì, poi un perché. altro dovremmo averle telefonicamente, che sono nomi importanti. E cioè, diciamo, uno è Bonito Oliva, che è salernitano, Salernitano, quindi. anche se insomma da parecchio è. Sì, vabbè, lui oramai è più fuori Possiamo chiedere provincia. anche qualcosa su Salerno? Il brand, No, devo dire no. la verità, quando gli ho detto che sarebbe andato in onda questo suo intervento su Telecolore, è stato molto contento, ha ricordato che era amico da lunga data dei fondatori della Della televisione, televisione. per cui voglio dire. E poi, diciamo, c'è da tener conto che questa manifestazione che si tiene a Catanzaro, che è in corso, si collega a manifestazioni in altre città, che fanno poi tutte capo alla grande manifestazione di Milano in occasione della conclusione del 150esimo anniversario Anniversario. dell'Unità d'Italia. Ed è tutta una manifestazione che si tiene a Milano sulla transavanguardia, cioè su questa corrente artistica che è stata teorizzata proprio da Bonito Oliva, nella quale non c'è più contrapposizione tra correnti pittoriche ed arte, ma semplicemente la ricerca di un'identità comune nel volgersi degli anni, e quindi proprio transavanguardia, attraversamento degli stili e delle
modi artistici. Allora, il primo, uno dei due curatori, poi avremo in diretta Bonito Oliva, Alberto Fitz, lo ascoltiamo, l'intervista è stata realizzata dal professore Pecoraro, quindi una cosa eccezionale, vediamo. Nella sua manipolazione di tecniche e di stili pittorici e artistici utilizza anche molto il mosaico, una prova eccellente la si ha a Napoli. E ce ne vuoi parlare tu in questo nostro intervento per la televisione per Telecolore? L'uso del mosaico, così come quello della ceramica o del legno oppure della rete metallica, fa parte integrante di quello che è il percorso di un artista che utilizza le tecniche per giungere ad una figurazione originaria. E quindi ciascun elemento rappresenta una vera e propria sfida in quella che è una relazione linguistica molto, molto forte, ma evidentemente la tecnica è solo un mezzo per arrivare all'essenza dell'immagine, a quella che è una visione che deve partire necessariamente dal segno, da un segno quasi intimo, interiore, e che questo deve comunicare e portare alla creazione di un'immagine che non sia in alcun modo di carattere rappresentativo. La vera sfida linguistica è questa, soprattutto anche in una fase come quella di oggi, dove si tende in qualche modo a riprodurre degli oggetti della realtà che già esistono. È un immaginario in qualche modo già molto stereotipato, già molto globalizzato. Ecco, l'atteggiamento di Cucchi è proprio di sfida a tutto ciò, per giungere a quella che appunto è l'origine dell'immagine, evidentemente attraverso la storia, attraverso la memoria, attraverso la cultura popolare, le leggende, quello che è in qualche modo quella sorta di genius loci, per usare le parole di Bonito Oliva, rispetto a quello che è un'urgenza linguistica. E questo ci pone anche di fronte alla relazione con la storia, che non è mai di carattere anacronistica, ma è una storia che ha una sua presenza nell'attualità dell'essere, no? Quindi è una storia che guarda avanti e non indietro. E questo appunto lo conferma anche l'uso di elementi caratteristici come i teschi, no? I teschi, Cucchi lo dice spesso, fanno parte del nostro paesaggio. Io, il cimitero nei paesi era parte della vita, in fondo noi camminiamo su un terreno lastricato di morti. Ecco, quindi anche questo dialogo tra la vita e la morte è proprio un po' l'essenza della sua ricerca, al di là delle tecniche, ma intorno alle tecniche. Questa grande opera pittorica, praticamente, dove si vede l'autoritratto di Van Gogh, è come se fosse un invito ad uscire dall'immagine reale che sta nel quadro e vederla con quegli altri occhi trasparenti che stanno nel fondo, e quindi utilizzare la psiche, l'inconscio, per una ulteriore conquista proprio, diciamo, artistica. Sì, diciamo che quando si parla di psiche e di inconscio bisogna fare un po' di attenzione, perché se no entriamo nell'onirismo, nel surrealismo, e questo non è certo lo scopo di una ricerca che invece è profondamente legata anche, se vogliamo, appunto all'immagine, alla sua concretezza, nel senso che appunto Cucchi non la nega affatto, ma però c'è questa, effettivamente, questa idea un po' fantasmatica, no, di Van Gogh, che è una sorta di apparizione, e appunto quell'altra presenza tra gli alberi, tra le fronde, appunto, potrebbe essere un messaggio rivolto ad un terzo occhio del quadro. E comunque anche questo è un omaggio alla pittura, è un omaggio alla pittura, come lo è la serie delle reti dedicate agli artisti suicidi che vanno incontro alla tavolozza, com'è. Infatti lui si getta da quei grattacieli e sotto c'è la tavolozza. Esatto. Grazie.
Allora, noi siamo già in collegamento telefonico con Achille Bonito Oliva, che ringraziamo. Sarebbe pleonastico chiedere ad Achille Bonito Oliva, insomma, se è d'accordo o meno con l'altro curatore, Alberto Fitz, però vorrei iniziare con Achille Bonito Oliva, con una protesta che c'è stata a Catanzaro dei giovani dell'Accademia di Belle Arti, no? A significare anche un momento difficile della cultura nel nostro paese. Intanto buongiorno, professore. Ma quale sarebbe questa protesta, scusi? C'è stata una protesta, insomma, chiedevano insomma maggiore rispetto per l'arte, per la cultura, ma maggiore impegno da parte degli enti. No, dicevano che l'Accademia è senza sede. Ecco, non hanno una sede in effetti, cioè manca proprio la possibilità di esprimersi a questi ragazzi, cioè anche a stigmatizzare. E che posso farci io? Lo so che non può farci niente. Però qual è la domanda? Qual è la domanda? La domanda è la difficoltà che vive proprio il mondo della cultura in questo momento, no? Quindi, ma non è una domanda, è una constatazione questa. Sì, lo so, però detto da lei acquisterebbe anche maggiore valore, no? Sì, ma questo è successo sempre. Non si capisce perché i giovani d'oggi dovrebbero essere più favoriti di quanto non sia stato per la nostra generazione, dove io ho dovuto fare tutto da solo. Inventarmi un ruolo, una funzione, un protagonismo. Dico, la cultura, l'arte, la cultura è un'avventura solitaria che poi trova anche dei compagni di strada, ma insomma non è che si può risolvere tutto con una protesta. A Catanzaro c'è anche un'Accademia di Belle Arti che funziona. C'è adesso questo Museo Marca, dove io ho fatto la mostra di Enzo Cucchi, che quindi è anche un luogo di incontro. Quindi io direi che più che una protesta mi è sembrato che fosse una dichiarazione pubblica di una situazione generale, ecco. Ecco, infatti, no, questo è il senso. Allora, professore, lei... Come lei l'ha chiamata protesta, sembra una protesta verso quello che ho fatto. No, assolutamente no. Cioè, ci mancasse, insomma, che protestassero verso Cucchi, no? E verso lei. Verso di lei, in particolare. Bene, dica allora. Allora, cosa si potrebbe aggiungere a quello che ha detto Fitz, insomma, a questa mostra, anche per stigmatizzarne l'importanza? Aggiungere la scelta, a che cosa? A quello che ha detto Fitz, non so se si è ascoltato. No, non ho ascoltato. Va bene, no, diceva Fitz, parlava insomma dell'importanza del mosaico, del linguaggio, insomma, di come questo artista si è posto... Adesso ha scoperto anche lui la danza avanguardia e mi fa piacere. Certo, chiaramente. In realtà lui ospita una mostra di un progetto che io ho realizzato per i 150 anni dell'Unità d'Italia e che in effetti, come dire, vuole non tanto celebrare ma quanto riflettere sulla postmodernità e su questo gruppo di artisti che è riuscita a ribaltare il rapporto di forza che esisteva con l'arte americana, che egemonizzava l'arte fino agli anni 70. Professore, chiedo scusa, sono Pecoraro, che ci siamo incontrati a Catanzaro. Lei, oltre ovviamente a Cucchi, ha inserito in questo percorso che investe tutta l'Italia, anche diciamo Paladino, Chia e altri, per cui effettivamente c'è un quadro che investe la cultura della nostra penisola su questo attraversamento degli stili, che è una cosa veramente originale, di cui lei è, diciamo, il teorizzatore. Come è arrivato a pubblicizzare questo tema che è veramente fondamentale? E ci sono arrivato a piedi. Come volessi sia arrivato. Ci sono arrivato con le mie forze culturali, avendo scritto un libro che si chiama L'ideologia del traditore, dove rintraccia nel manierismo alcuni secoli primi già un antecedente a una crisi del sistema culturale, politico, sociale e morale. E gli artisti, già i manieristi, risposero con la citazione, con la memoria, i neomanieristi alla danza avanguardia fanno lo stesso, rispondono con la ripresa della pittura, il colore, l'eclettismo stilistico, il nomadismo culturale, e ponendosi il problema dell'identità e della propria personalità. E quindi si crea una nuova situazione, tanto che si ribalta il centralismo, come si può dire, cosmopolita dell'America, in un policentrismo per cui tutti i luoghi sono centrali per l'artista. E noi possiamo constatarne gli effetti benefici oggi, con l'esplosione culturale in Cina, in India, in Indonesia, Singapore, Brasile, in quanto non c'è più un modello egemone, ma c'è il bisogno dell'artista di esprimere se stesso. E questa esigenza è stata posta al centro
proprio dalla transavanguardia in un contesto che è quello della postmodernità, che mi pare sia anche confermata dalla crisi attuale del sistema. Ecco, professore, lei è stato artefice anche vicino a noi, pensiamo alla Certosa di Padula, no? Di un esperimento proprio anche per dare senso, spessore a beni, noi siamo ospiti, cioè ospitiamo l'Archeoclub, a beni di grande valore. Ecco, questo esperimento potrebbe essere riproposto in altre realtà, ma magari pensando anche a Salerno, una città che da cui lei, non so da quanto tempo manca, no? Ma io vengo spesso a Salerno e ci vengo sempre a trascorrere le vacanze di Natale, anche alcuni giorni di quelle estive, quindi voglio dire, Salerno la conosco bene, è una città che ha investito, diciamo, per una scelta anche del sindaco, molto sull'architettura, sull'urbanistica, che anche è una scelta assolutamente importante, in quanto tende a coniugare, diciamo, la modernità con anche le esigenze del cittadino. E quindi, certo, sarebbe auspicabile che a questo punto si completasse l'operazione anche valorizzando spazi come la Santa Sofia per l'arte contemporanea attraverso un'attività continua e un progetto e un programma. Dicevo, pronto? Sì, no, la sento, no, perfetto, no, lei parlava dei contenitori e anche del contenuto, quindi insomma lei cosa farebbe? I contenuti poi li portano chi li porterà. Chi sarà il responsabile, chi progetta, quindi quelli sono successivi, ma è importante stabilire, se si può dire così, una strategia e un metodo di lavoro. Ecco, lei che consiglio darebbe, per esempio, immaginando... Prego? Che consiglio darebbe, per esempio, immaginando Salerno e i contenitori che ci sono a Salerno? Consiglio di fare una delibera, uno statuto, pensare di nominare un direttore, fare un concorso internazionale per un direttore, stabilire un budget, nominare il direttore che presenta un progetto con una nomina di 3 anni rinnovabili. Quindi un progetto comunque, professore, che in qualche modo faccia riferimento al recupero della memoria, al recupero anche dell'identità, sì, come giustamente l'ha detto. Non, sì. Non solo la memoria può essere uno dei temi. Sì, poi la memoria, sì, certo, non è un fatto regressivo, può essere anche un fatto utile per avere più coscienza, certo, certo, per l'identità, lavorare nel presente per un futuro migliore per tutti. Certo, è quella la direzione alla quale dobbiamo mirare tutti quanti noi. E ci fa, certo, piacere averla con noi in questa battaglia, bene, ideale, anche pratica. Ecco, professore, solo un'ultima battuta velocissima, poi la lascio ai suoi impegni. No? Sì. Ho sentito, insomma, che lei faceva un collegamento, poi io sono un profano. Di a Napoli, mi pare. Un collegamento molto interessante fra arte contemporanea, quello che accade oggi e quello che accade nel mondo. No? Spesso noi pensavamo che ci fosse un po' una distanza, invece lei pensa che c'è un'identità precisa fra quello che fanno gli artisti oggi e le trasformazioni che ci sono a livello sociale, antropologico. Quindi che cosa vuole sapere? No, in che modo l'arte percorre questo momento particolare che stiamo vivendo? E lo percorre e lo documenta e lo rappresenta anche criticamente. Oggi l'arte è aperta al sociale, quindi ha una funzione anche di testimonianza civile. E quindi di nuovo oggi l'artista può avere una funzione e un ruolo, visto che la politica è delegittimata dal comportamento dei politici. Io la ringrazio tanto. Grazie. L'aspettiamo a Salerno. Buon Natale, buon anno a tutti, tanto, e buon lavoro. Grazie.